Il brano appena proclamato è unicamente nel Vangelo di Luca e conferma, se ce ne fosse bisogno, che Luca è un evangelista la cui prosa è molto raffinata e al tempo stesso è particolarmente sensibile verso gli ultimi della storia. Nella fattispecie verso le donne, che da sempre sono un po' tra gli ultimi della società. Questo brano è in genere intitolato La peccatrice perdonata, ma questo titolo è fuorviante perché lascia fuori il principale interlocutore di Gesù, cioè Simone, nella cui casa a Betania si svolge questo fatto del tutto inatteso che andremo a meditare. E io vorrei rileggere questo episodio in modo da far risaltare la differente relazione che si stabilisce tra questa donna e Gesù e la non relazione che si stabilisce tra Simone e questa donna. E faccio questo non solo perché domani è la giornata mondiale per la eliminazione della violenza sulle donne, che è data peraltro 1999, ma anche perché sono sempre più persuaso che dietro la drammatica emergenza che tutti noi portiamo questa sera qui, in questo momento di preghiera, non ci sia semplicemente il patriarcato, non ci sia soltanto il maschilismo macio, ma ci sia una qualità della relazione tra i sessi che manca. E allora rileggiamo questo brano alla ricerca di una relazione di qualità tra i sessi. Il brano si introduce con questa annotazione: uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui, egli entrò nella casa e si mise a tavola. Il fariseo, anzitutto, che non è banalmente un ipocrita, ma è una figura drammatica, perché il fariseo è un uomo che dice e fa, ma è ottuso, cioè non è capace di aprirsi alla realtà fino in fondo. E rifiuta a cominciare il Maestro, cioè il Messia. E il secondo motivo di questo brano è il convivio, cioè questa particolare situazione che si crea, in cui Gesù si mette a tavola e coglie l'occasione per insegnare verità molto profonde su Dio, ma in questo caso anche sulla relazione tra i sessi, tra uomo e donna. E questa pagina potremmo suddividerla in tre momenti. Il primo momento è questo gesto assolutamente scandaloso di questa donna che irrompe in questa sala del convito, che era aperta e perciò accessibile a tutti, e si avvicina al Maestro. Ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vorrei di questo episodio, che avrà solleticato la curiosità di tutti gli astanti, cogliere quattro elementi. Il primo, l'anonimato della donna, che è l'unica che non dice neanche una parola. Viene definita sbrigativamente una peccatrice, ma è l'unica che non parla, però compie dei gesti, fa dei fatti che potevano risultare scandalosi, come sciogliere i capelli, che è un messaggio neanche troppo cifrato. Toccare un rabbi, addirittura baciarlo, profumarlo,
non poteva che risultare inconsueto e imbarazzante. Ci si può domandare come mai questa donna sia arrivata fino a Gesù e come abbia potuto permettersi tanta libertà. E poi c'è un secondo particolare che mi colpisce, la menzione dei piedi. In pochissimi versetti i piedi tornano per ben 7 volte e dire piedi significa dire qualcosa che ha a che fare con un desiderio di relazione, di contatto. Qualcuno addirittura, mettendo insieme i capelli, il profumo, i piedi, il bacio, il pianto, vi legge addirittura una vera e propria forma di desiderio sessuale. Certamente questa donna doveva essere particolarmente attratta da Gesù, al punto da sfidare l'opinione di tutti i ben pensanti e da fare questi gesti assolutamente inconsueti. È una donna certamente questa che ama, che sente verso Gesù un sentimento di riconoscenza e manifesta questo amore attraverso una gestualità molto ricca che implica tutta questa serie di elementi. E poi c'è il pianto, che però non è un pianto dettato dal rimorso, è un pianto quasi di liberazione, perché questa donna guardarla negli occhi senza sentirsi giudicata, peggio, senza sentirsi strattonata. E l'ultimo elemento di questa donna che non parla è la sua libertà. Questa donna di fronte a tutti i farisei mostra di avere una libertà a prova di piombo, perché se ne infischia di quello che gli altri possono pensare di lei. Ma non è solo la libertà della donna che colpisce, è anche la libertà di Gesù che si lascia accostare, che si lascia toccare, che si lascia profumare, che si lascia baciare. E questo è il primo momento, a cui fa seguito un altro che propone immediatamente un cambio di scena, perché in questo caso la relazione non è più con Gesù, ma è con Simone, colui che aveva invitato a cena. Simone non ci sta. Non è che sia un uomo violento, è un uomo che non capisce quello che sta accadendo dentro casa sua. È assolutamente imbarazzato. E soprattutto è uno che sembra dire che Gesù probabilmente non capisce chi è questa donna, e allora se non capisce probabilmente non è neanche il Messia, perché non si è reso conto di colei con cui ha a che fare. E Gesù, l'avete sentito, racconta a Simone una parabola in cui ci sono due persone che hanno un debito di diversa entità, 500 denari l'uno, 50 denari l'altro, e alla fine viene condonato questo debito. Sono tutti e due debitori, non è che uno è debitore e l'altro è creditore. Ed è interessante questa parabola, perché Gesù sotto traccia sta dicendo che siamo tutti debitori nei riguardi di Dio. E se vogliamo possiamo dirlo in modo diverso: siamo tutti poveri, soprattutto in questa dimensione di cui la sessualità si fa interprete. Sesso, che viene da sex, significa dividere. E dividere significa che la sessualità, come già avevano inteso gli antichi greci, l'eros, è figlio di povertà. La sessualità è figlia di penia, cioè della povertà, perché esprime questo desiderio che c'è in ciascuno di noi di essere completato da un altro diverso
da sé. La sessualità perciò è la cifra della nostra povertà e ci sbilancia verso l'altro, perché significa che se io non basto a me stesso, devo essere in qualche modo capace di andare incontro all'altro. Ecco, Gesù, raccontando quella parabola, vorrebbe far intendere a Simone, che capisce fino ad un certo punto, che in realtà tutti, donne e uomini, siamo segnati da questa radicale povertà, che però paradossalmente diventa un limite che ci costringe a venire fuori incontro all'altro, diverso da sé. Il mistero della sessualità è questa attrazione reciproca che ci fa uscire dal nostro ombelico e ci apre ad un altro diverso da noi. E l'ultimo frammento di questa parabola è il dialogo nuovamente tra Gesù e la donna. È un dialogo molto sincero e però al tempo stesso molto tenero da parte di Gesù, che si sente contestato dagli sguardi e dalle parole degli altri e tuttavia riconosce a questa donna che la sua fede l'ha salvata, e la sua fede è precisamente la forza dell'amore di questa donna che ha osato sfidare il giudizio degli altri pur di andare incontro verso colui che desiderava. Perciò Gesù si rivolge a lei dicendo: i tuoi peccati sono perdonati, e rispondendo ai suoi contestatori: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ecco, vorrei, per concludere, riflettere a mo' di meditazione per un istante sul rapporto tra Gesù e le donne, perché è incontestabile che Gesù fosse un uomo che ha preferito sempre le donne, e non è un'opinione personale, ma è una constatazione rispetto a quello che i Vangeli ci suggeriscono. Beh, per cominciare, Gesù mostra di essere molto più rilassato e a suo agio quando sta con le donne piuttosto che con gli uomini. Mostra cioè di essere in una condizione molto più favorevole quando si trova con le donne che non invece quando si trova con gli uomini. Per Gesù il mondo non può mai essere un'enorme caserma fatta di soli uomini, ma sente forte il desiderio di avere accanto a sé, dietro a sé, anche delle donne. E nei Vangeli tutto questo è documentato. E la cosa è particolarmente sorprendente perché Gesù era figlio di una cultura, quella ebraica, che era anch'essa profondamente segnata dalla tara di un certo maschilismo. Il pio ebreo ogni mattina, quando s'alzava, recitava immancabilmente questa preghiera: benedetto il Signore che non mi ha creato né pagano né donna né schiavo. È sorprendente che un uomo vissuto in una cultura siffatta, in cui la donna è sempre stata percepita come un maschio mancato, addirittura come un'occasione perduta, abbia invece questo atteggiamento, vorrei dire, preferenziale. Per non dire di un altro brano tratto dal libro del Siracide, in cui si descrive il padre che, pensando alla propria figlia, la cui cosa è già stato un problema perché era nata appunto donna, dice: una figlia è per il padre una inquietudine segreta, la preoccupazione per lei allontana il sonno, nella sua giovinezza perché non sfiorisca, una volta accasata perché non sia ripudiata,
finché ragazza si teme che sia sedotta e che resti incinta nella casa paterna, quando è con un marito che cada in colpa, quando è accasata che sia sterile. Ecco, non si capisce come Gesù sia uscito da una cultura così patriarcale, capace di avere invece lui un atteggiamento così aperto e così, direi, preferenziale per le donne. È che Gesù non solo stava a suo agio con le donne, Gesù è uno che vede le donne, ma non le vede a mo' di chi scannerizza la donna, ma a mo' di chi vede la donna nella sua intimità e nella sua sofferenza. Gesù partecipa alle sofferenze delle donne ed entra in relazione con loro al punto che in alcuni casi lui stesso cambia opinione sotto la pressione di una donna che di contro dice a lui qualcosa di diverso, come quel famoso episodio registrato di quella mamma che cerca di prendere qualche cosa e Gesù le risponde che lui è stato mandato solo per le pecore perdute di Israele. E quando la donna replica dicendo che anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni, Gesù rimane spiazzato ed è costretto a rivedere lui stesso quello che pensava rispetto alla sua missione. Sì, Gesù vede le donne, vede la sofferenza delle donne, ma ama anche entrare in contraddittorio con le donne e cambiare radicalmente. E da ultimo, Gesù non solo sta a suo agio con le donne, non solo vede le donne e ama con loro addirittura interrogarsi su questioni teologiche, ma Gesù tocca e si lascia toccare dalle donne. Per un ebreo toccare una donna è una questione delicata. C'era tutta una concezione del puro e dell'impuro che diventava come una muraglia cinese. Gesù mostra di avere nei riguardi delle donne la capacità di farsi toccare, di toccarle senza volerle possedere. Insomma, Gesù mostra una maturità affettiva fatta di rispetto, di tenerezza e al tempo stesso di vicinanza che ha dell'incredibile. Ma perché Gesù preferiva le donne? Penso che la risposta sia per tutti abbastanza ovvia. Gesù preferiva le donne perché era un uomo di sesso maschile, non un angelo o uno spirito, un essere umano fatto di carne e di sangue. E si può ipotizzare che fosse solo per questa ragione che preferisse le donne. Io penso che a voi sta di dare una risposta a questa domanda, però prima di concludere vorrei fare io a voi tre domande, perché in questi minuti di silenzio che ci concederemo possiamo ciascuno di noi riflettere sul nostro rapporto con l'altro sesso. E le tre domande sono molto semplici. La prima: qual è il mio rapporto con l'altro sesso? È un rapporto funzionale? È un rapporto reciproco? È un rapporto tossico? Qual è il mio rapporto con l'altro sesso? Funzionale, reciproco, tossico? Seconda domanda: ho più curiosità? Ho più paura? Ho più desiderio nell'incontro con l'altro diverso da me? Più paura, più curiosità o più desiderio? E l'ultima domanda
è se l'uomo e la donna sono ad immagine e somiglianza di Dio nella loro reciprocità, come è Dio?